Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come completare il trionfo, la città e il mistero. Prima di continuare però, se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Inizio col dirvi che il trionfo è relativamente semplice e niente di complicato. L'unico problema è riuscire a trovare il respingimento dei Vex, le munizioni della legione e il trasmettitore della legione ombra tutti insieme, poiché hanno un respawn diverso di tempo e di posizione. Poi tutte le persone possono attivarli e quindi farli scomparire. Il primo è molto semplice e vi basterà trovare l'opzionico delle munizioni. Dopodiché dovrete sparargli e lui rilascerà a terra un'antenna che sarà da trasportare. Appena la prenderete, dovrete iniziare a correre poiché inizieranno a tracciarvi con dei razzi dall'alto. Quello che dovrete fare è semplicemente raggiungere il punto che vi lampeggia e fare posizione antenna. Così facendo avrete distrutto le munizioni della legione ombra e otterrete un forziere e nel trionfo avrete una spunta verde. E anche qui per il secondo sarà molto semplice. Quello che dovrete fare è soltanto triangolare la posizione del trasmettitore. Quindi una volta preso il dispositivo a sinistra sopra la super vi dirà quanto siete vicini o lontani dal segnale del trasmettitore e in più oltre alla scritta lo potrete capire dal suono stesso se siete vicini o lontano. Una volta trovato il trasmettitore vi basterà disattivarlo e vi comparirà anche qui una cassa e la spunta verde sul trionfo. E per il terzo ed ultimo che è il respingimento dei Vex, anche qui sarà molto semplice più di tutti gli altri e sarà anche molto visibile, poiché avrete questo pilone radiolare impossibile da non notare. E qui quello che dovrete fare è interagirci e lui farà delle scie che vi indicheranno delle piastre a cui sparare. Una volta fatte tutte, anche questo rilascerà una cassa e il trionfo sarà completato. Ora, come ultima cosa ci tengo a precisarvi che l'ordine lo potete decidere voi, quindi il primo che trovate disponibile in giro, fatelo. Poi una cosa che dovete sapere è che l'opzionico delle munizioni ha ben 4 spawn. Il rilevatore di trasmettitore ne ha solo 3 di spawn, ma solo uno ha 2 trasmettitori diversi da trovare. E invece per quanto riguarda il respingimento dei Vex, questi piloni radiolari hanno solo 3 spawn e quello che cambia principalmente è soltanto le piastre a cui sparare. Ovviamente io nel mio canale ho rilasciato i video delle varie posizioni di tutti quanti e qui sotto nella descrizione avete il link per vederli tutti. Detto questo, il video guida termina qui ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!